un'altra antica melodia che fu scritta in onore della moglie di Ferdinando IV, Caroline, esattamente, perché facevano poco a senso con tanta gente. Pensate che era talmente, gli piaceva Napoli a Caroline, che era austriaca, no? Gli piaceva Napoli, che tutte le sere si vestiva da popolana e scendeva verso i quartieri spagnoli, perché va a fa... Vabbè, le piaceva. A buona femmina. E voi sapete che c'è una tradizione a Napoli, che le donne che cercano marito, anche le vedove o anche le zitelle, vanno alla chiesa che sta ai quartieri spagnoli, dove c'è la statua di San Raffaele. San Raffaele, arcangelo, no? Era pescatore ed è raffigurato con un vassoio e un pesce in mano qua. E si dice che chi cerca marito ha da vaso pesce San Raffaele. E quindi va là, si inginocchia e bacia il pesce. E se tutto va bene cerca marito. Maria Carolina, tutte le sere stava là. Allora, hanno visto uno, due, tre, quattro volte e hanno scritto questa canzone. Come si dice a Napoli, in italiano pure, scrivettero sta canzone. Scoperta se già la magagna sta buone guerna tui ne, ma scoperta se già la magagna sta buone guerna tui ne, sta buona, sta buone guerna tui ne, sta buona, stata
Adesso chiudiamo con questa antica danza che da più di 450 anni si fa sulla costiera amalfitana. Ma un signore che è nato a Catania, a proposito della signora Donna Concetta, ma cresciuto artisticamente a Napoli, si chiamava Vincenzo Bellini, forse qualcuno di voi se lo ricorderà, andò a questa festa, ascoltò queste musiche, vide queste danze e gli venne in mente di scrivere questa melodia che da allora, pur cambiando testo, è diventata una melodia molto popolare. Addirittura il Bellini lo inserì nella Sonnambula. Nella tua morte sei atterrata.